Fatelo passare, fatelo passare. Ah, bisognosa di un po' di incoraggiamento.
facciamo 350.000 lire al mese, da 270 rotti che avete detto voi, a 350 mi sembra un bel passaggio, no? Comandatore, vedete, questa cifra me l'ha già offerta la ditta Tira, ha scritto a tenermi, avete pazienza, io qualche piccola da impegno, sapete, la casa, un vitto, una macchina, Maria. Oh, Vincenti accetta prezzo ultima offerta, 800 lire al metro quadrato, attende per immediata stipula contratto. No, voi dovete rimanere, state qua, no, state qua tranquillo, non c'è fuori entrare. Che c'è? Che c'è? Mi vedi, ma tu figlio, prego. È lui! Guarda la lontana, non ucciderlo che sono 7 anni di guai, mi raccomando. Andare a 500.000 lire, facciamo 500. Guardate che c'è, che c'è? Ha chiamato l'autista, è riuscito a riparare il guasto, può uscire con la macchina. San Maria, un milione! Guardate che accetto poi, dovete assumere. Un milione, più di così, ma voi dovete accettare. Ma come vuoi? Datemi tempo, a questo punto io vorrei capire. Ma se... no, non voi dovete accettare, ci sono un segretario particolare. Ho capito! Questa è sempre vicino a me, sempre con me. È vero che dovremmo diventare colleghi, ma un quarto d'ora che cammino sulla collina. C'è un capello. E che cosa fate il barbiere? Ma se... Capello. Ma scusate, ma questo è il modo di trattare un futuro nuovo collega? Questo è il modo? E poi... non capisco questa cosa. Cioè, io lo pago e voi gli state vicino. No, gli devo stare vicino io. Prego, faccio vedere il resto dell'ufficio.